Il depuratore di Alba Adriatica è pronto, ma non può funzionare. Manca ancora l'allaccio elettrico richiesto da tempo ed il rischio di uno slittamento nell'inaugurazione è cosa certa. Il mega impianto tecnologico di trattamento dei reflui, posizionato più a monte rispetto a quello esistente lungo la SS259, è infatti pronto per essere acceso. L'impianto costruito dalla Ruzzo Reti dopo un iter abbastanza lungo servirà tutta la città di Alba Adriatica, ma anche Villarosa e parte degli allacci di Colonnella, Tortoreto e Corropoli. È dimensionato per trattare le acque scure fino a 120.000 utenze allacciate. Il depuratore è pronto, avremo uno strumento straordinario di nuova generazione che garantirà ancora di più la qualità delle acque, della depurazione delle acque sul nostro territorio. Il problema tecnico è che l'Enel sta ritardando l'allaccio in sostanza. Io ho parlato personalmente con l'ingegner Nardi, il sindaco ha parlato personalmente con la presidente Cognitti della Ruzzo Reti, è tutto pronto. Speriamo che non accada come è accaduto al nostro vicino, ai nostri vicinati di Tortoreto, che l'anno scorso hanno dovuto subire l'inaugurazione, del loro depuratore con 6 mesi di ritardo, sempre per problemi legati all'Enel. Io spero che questo problema non si ponga, anche perché l'ingegner Nardi comunque ci ha garantito una cosa, che c'è la possibilità di far funzionare almeno due linee con l'attuale collegamento elettrico, del vecchio depuratore. Però affinché funzioni al 100% è necessario che l'Enel provveda. Questo depuratore servirà ovviamente in grandissima parte il territorio di Alba Adriatica, ma ci sono anche altri comuni che potranno usufruire di questo servizio collegati in parte per quanto riguarda i loro territori a confine con Alba, e parliamo di Corropoli, di Colonnella, di Martinsicuro e di Tortoreto, quindi sarà veramente un depuratore del territorio. Che fine farà il vecchio depuratore? Il vecchio depuratore dovrebbe essere, no, dovrebbe, sarà comunque dismesso perché a questo punto non avrà più motivo di operare, è stato sostituito da un fratello di nuova generazione.